Secondo post partita consecutivo in due giorni, ma te stai a impazzì? Tanto tanta roba, ragazzi, eh? Stai viziando i nostri followers. Ciao e ben ritrovati, ragazzi. Ciao. Io mi sono fatto un pomeriggio di live tra PS e FIFA su Twitch, ho fatto un macello su Twitch, ragazzi. Lo so, lo Una cosa di quelle esagerate. Ho visto, tra virgolette. Ma che hai visto? Questo pomeriggio giocava l'Italia Under 21 di Nicolato, la nuova Italia Under 21. Sì. E voi direte, che partita era? Che dovevano fare? Qualificazione agli europei. Agli europei. Ovviamente, esatto. Ripeto, dell'Under 21. Giocavano contro una squadra sicuramente abbastanza, come dire, trovato un termine per non sminuirlo. Alla portata, ecco. Squadra alla portata dell'Italia. Sicuramente alla portata, tant'è il Lussemburgo, tanto che l'Italia sta vincendo 5-0. Ecco, voglio che tu torni e che mi esprimi un tuo parere sull'argomento Kin Zaniolo, che questa sera, che questo pomeriggio in realtà, hanno giocato entrambi titolari proprio con la nazionale Under 21, ma che sì, ovviamente per quel che stavano facendo vedere fino a qualche tempo fa e prima che succedesse il fattaccio con Mancini, erano giocatori titolari della titolari o quasi della nazionale maggiore. Esatto, sicuramente tra i convocati della nazionale maggiore sembra che ci siano stati dei comportamenti non proprio esemplari da parte. Sembra, ci sono stati perché l'ha detto pure Mancini, sì, l'ha detto l'altro giorno, esatto, da parte appunto di Zaniolo e Kin. Di conseguenza sono stati puniti dall'allenatore della nazionale maggiore con la mancata esclusione, cioè con la mancata, convocazione, scusate, no, volevo dire con l'esclusione o con la mancata convocazione. Ho fatto un miscuglio perfetto. Sto ubriaco da sonno. Okay. Comunque non vengono convocati e di conseguenza vengono dirottati in Under 21. Te posso dire una cosa però, e io è qua che voglio concentrare la discussione, no? Ma che è punizione è declassarli a sto punto? Sì, sarebbe stato, beh, oddio, contro il Lussemburgo avrebbero comunque vinto, se secondo me avrebbero vinto lo stesso, sicuramente avrebbero vinto lo stesso. Secondo me la punizione a sto punto non li convochi per niente, gli fai fare un mese completamente fermi, così capiscono no, punizione. Dici che il declassamento basta e avanza. È la punizione giusta perché comunque sono due giocatori giovanissimi entrambi, che hanno tutte le potenzialità per poter essere le stelle del futuro della nostra nazionale. Ma entrambi con la nazionale maggiore si sono presentati in ritardo più della volta agli allenamenti, a cose della nazionale, non mi ricordo, c'erano anche altre cose in cui si sono presentati. Ad un giovane con così tante prospettive, secondo me lo punisci di più declassandolo piuttosto che non facendolo, fermarlo. Esatto, piuttosto che non facendolo proprio giocare. Anche perché hanno bisogno di fare esperienza internazionale, queste sono partite fondamentali, quindi sarebbe stato poi un penalizzarli troppo, secondo me. Sì, effettivamente sì. Cioè, dal punto di vista emotivo, come ho detto prima, li penalizzi di più declassandoli, ma dal punto di vista proprio dell'attenzione, perché stavano per buttarla dentro, stavano per far sesto, ragazzi, ma tanto cambia poco. Dal punto di vista invece proprio del campo e delle prestazioni, sarebbe stato troppo punitivo non farli giocare, perché comunque sono ragazzi che ogni partita è buona per poter fare esperienze e per poter crescere. Quindi giusta la decisione. Sulla partita poco da dire, ragazzi. L'Italia ne ha fatti finora 5, ha segnato Locatelli e hanno segnato Locatelli e Kin sul calcio di rigore. Sottil, classe 1999, figlio d'arte se non sbaglio. Sì, del difensore. È attuale giocatore della Fiorentina. Sì. E quest'anno potrebbe dire qualcosa anche in Serie A. Assolutamente. E poi sì, la doppietta di Scamacca. Scamacca, ragazzi, giocatore giovane, ma se ne parla da tanto tanto tempo già. Ma comunque, oh, parliamoci chiaro, nazionale Under 21 italiana, ma pure nazionale maggiore con tanti, con quei giovani che hanno comunque un po' più di 21 anni, stiamo parlando veramente di tanti prospetti interessantissimi, importantissimi. Andiamo a leggere rapidamente quella che è la classifica di queste qualificazioni agli europei Under 21, perché ragazzi, c'è sta chi ha fatto tre partite nel girone dell'Italia, chi ne ha fatte sì, due, chi ne ha fatta una sola, tipo noi praticamente, perché questa è la prima. Comunque, Irlanda Under 21, 3 partite giocate, 7 punti, ma 3 partite giocate. Islanda Under 21, 2 partite giocate, 6 punti, quindi 2 partite, 2 vittorie. Italia, 3 punti, ma con una partita giocata. La Svezia, 1 punto, con una partita giocata, perché attualmente sta pareggiando 1-1 con l'Irlanda. Poi l'Armenia Under 21, 2 partite giocate e 2 sconfitte. Stessa cosa per il Lussemburgo, no, scusa, 3, Lussemburgo 3, sì, sì. 3 sì, giocate e 3 sconfitte, l'ultima proprio questa contro l'Italia. Ovviamente passano le prime e se non sbaglio poi le seconde vanno ai playoff, forse? Le migliori seconde passano, però non tutte.
Così mi pare che fosse. Vabbè, sì. Perché comunque, no, sta cosa me la ricordo, ma comunque vedi, ci stanno i pallini, se no il pallino era quello. Era dello stesso colore, certo. Anche perché gli europei, la nazionale maggiore, sono un po' più sono un po' più... No, no, sono più stretti. Se non sbaglio erano 12 squadre all'ultimo europeo. Non me lo ricordo. Se non mi sbaglio erano 3 gironi da 4 squadre o viceversa. 6, 8. 10, 12, 14, 16, 18 squadre. Quanto avevi detto? 12. E allora passano le migliori seconde? Passano le prime 9 e le 3 migliori seconde. E le 3 migliori seconde. Se è come dici, è così. Con tutti questi europei, con tutte queste competizioni, under 20, under 16, under 4, under Pulcini, under Cagnolini, under, cioè, se capisce Pulcini, più, scusami, niente. Quanti gironi sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, sì, se so, se so 9. 9, se so da 12. Allora sì. 4, 8, 3 gironi da 4? Hai detto? O 3 gironi da 4 o 4 gironi da 3, non mi ricordo. Mi sembra di ricordare erano 12. Comunque sia. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al nostro canale qualora non l'aveste ancora fatto. Secondo me l'Italia si deve assolutamente qualificare per i prossimi europei, perché sicuramente non è facile, nazionali... Non è facile, non abbiamo giocatori importanti, giocatori forti, cioè devi riuscire, non è che non è facile, devi riuscirci, perché abbiamo le carte in tavola per poterlo fare. Però vedere già l'Irlanda under 21 che sta a 7 punti e che potrebbe ancora andare a 9 perché sta pareggiando con la Svezia, quindi potrebbe ancora vincere. E fu così che è finito il video, sicuramente andò in vantaggio. Esatto, e comunque l'Islanda a 6 punti con 2 partite giocate e 2 vittorie. Non credo che sia proprio un compito. Ma è giusto che sia così. Sicuramente abbiamo tutte le possibilità per farcela, per passare primi. Però bisogna lottare e bisogna fare i duri. Assolutamente sì. Duro, duro. Fateci sapere che cosa ne pensate nei commenti. Se secondo voi l'Italia si qualificherà per i prossimi europei. E come la vedete sta nazionale in generale? Secondo me è di alta, altissima prospettiva. Certo, gli togli Kin e Zaniolo. Sicuramente sono due giocatori fortissimi in meno che la vanno ad indebolire non poco. Ma è anche vero che se c'hai la possibilità di portarteli in nazionale maggiore, la priorità va data sempre a quella. Deve essere bravo Nicolato poi a gestire il gruppo, perché ripetiamo, Zaniolo e Ken molto probabilmente non resteranno a lungo a questa nazionale under 21. Probabilmente. Anche perché tra un po', insomma, l'età avanzerà pure per loro, non è che ci rimangono a vita. E fu così che Zaniolo e Ken restarono fino ai 36. Vabbè, Zaniolo è 99. Zaniolo è 99, Ken è 2000, Kin è 2000, quindi di tempo ancora ce n'è. Fateci sapere la vostra, ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Il Gabon and the Good Fabio in versione speciale stranissima per due post partita consecutivi vi salutano, ragazzi miei. Ciao, una ragazzi, buona serata a tutti voi e seguitemi su Twitch, mi raccomando, tutti i giorni live. Mi raccomando, oggi ha fatto un botto di live, ma soprattutto è andato benissimo. Ma e siamo contenti, ma grazie a tutti. Non grazie appena sarà tutti. Possibile parteciperò anche io alla prima live su Twitch. Bravo, alla ciao, prossima ragazzi.